Questo l'ho sempre sognato da una vita. Un attimo, mi stavo già impappinando. Dovete sapere che un tempo lontano, nella mia memoria, io studiavo tutti i testi a memoria, compresi quelli della Garzantina. Della Garzantina, l'enciclopedia della letteratura. Ok, oggi voglio parlarvi di Sante Alighieri, no, di Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265 e morto a Ravenna nel 1321. La vita e le opere. Non potrò recitare tutto il pezzo perché qui non finisce più. Comunque, diciamo, possiamo recitarvi quelli che sono, diciamo, i tratti salienti della sua poetica, della sua persona. Figlio di Alighiero II degli Alighieri e di Bella, Angelica Bella, quella che mi faceva diventare duro tutto l'uccello, no, non era lei. Dante apparteneva, comunque Dante poi era fissato con Beatrice, una forse molto più bella, anche di Erika Bella, che è un'altra pornatrice quella. Apparteneva a una famiglia della piccola nobiltà guelfa fiorentina, di scarse risorse economiche. Ciò non gli impedì in giovinezza di frequentare la vita elegante e cortese, forse frequentò anche un ragazzo dal cognome Cortesi, della città di attendere a buoni studi. E qui chi ha scritto questo testo è molto bravo. Avete letto, avete sentito, attendere a buoni studi. In inglese, infatti, dicono to attend, che è frequentare, frequentare gli studi. Avete studiato? Bravo. Come quelli di arte retorica, intrapresi, anche se non proprio nei termini di un rapporto maestro-discepolo, sotto la guida di Brunetta. No, di Brunetto Latino. No, è Latini. Soltanto a se stesso, invece, Dante rivendica l'apprendistato poetico, grazie al quale si legò d'amicizia con quei poeti stilnovistici che condividevano il suo ideale di vita raffinato e aristocratico. Guido Cavalcanti, Lapo Gianni e più tardi Cino da Pistoia. Comunque io ultimamente sto frequentando una di nome, anzi di cognome Guidi, con cui essere molto cavalcante. Sì, a volte divento scemo, non come Lapo Gianni, ma come Lapo Elkan, e faccio l'amore con Giovanna. Poi, dopo aver fatto l'amore con Giovanna, canto con pianto Leone di Lernia. Cumba Juan, sono diventato nero, ma proprio nero. Eh sì, perché Giovanna vuole il mandingo. E più tardi Cino da Pistoia, c'è anche Ciro da Napoli comunque. Nel 1285 sposò Gemma di Manetto Donati. Sì, di Manetto Donati. Se una donna non te la rende donata, devi darti alla mano morta di Manetta, dunque di smanettamento. Manetto Donati, con cui era fidanzato per volontà paterna fin dal 1277, da cui ebbe tre o quattro figli: Jacopo, Pietro, Antonio e forse Giovanni. No, forse un Giovanni. Sono io, quindi. Sono io. Figlio di Dante, l'ho appena detto. Cumba Juan, sono diventato nero, ma proprio nero. Al 1274 risale il suo primo incontro con questo pezzo di figa pazzesco, o pazzesca. Beatrice, il cui vero nome era Bice di Folco Portinari, sposatosi poi a Simone de Bardi, ma io sono amico di Simone Osmari comunque, che è il musicista. È morta nel 1290. Di questo amore cantato nelle rime, nella vita nuova, con sublimazione stilistica, pochi sono i falli accertati. Quanto pare il signor Dante sublimò tutto, diciamo, nell'inferno, però con questa Beatrice non usò mai il fallo, no, sono i fatti accertati. Sembra però che la morte di Beatrice lo abbia gettato in una profonda crisi religiosa. Eh sì, la morte di Beatrice o la figa di Beatrice, che non dandogliela, ecco, eh sì, ho visto molti ragazzi schizofrenici che per via del fatto, o del fallo, che dir si voglia, che diciamo non si beatificarono in qualche donna Beatrice, caddero in profonde crisi mistiche e che da questo si sia risollevato. No, si è risollevato proprio niente, niente, proprio si è ammosciato totalmente, dedicandosi agli studi, in particolare a quelli filosofico-teologici. Il travaglio, che non fu quello di Beatrice, perché da Dante, scusi,
Dante con questo non fece niente, come faceva a travagliare, scusi, non poteva avere un figlio da Dante. Insomma, Dante andò da Beatrice, disse: guarda, io vorrei dartelo, ma non dandoglielo e non inondandola, non ci fu nessun Dante, non ci fu, ci fu soltanto la Divina Commedia. Sì, prendiamola a ridere. Sì. Allora, adesso vi spiego, questa è una lezione di psichiatria. Perché Dante scrisse la Divina Commedia? Secondo me, proprio perché questa Beatrice fu una zoccola, la dava a tutto, questa bice, infatti, bice di folco portinari, anche al portinaio, tranne a Dante. Allora Dante cadde in questa crisi religiosa, mistica, per sublimare la passione che con lei non avvenne, ma che venne, non venne proprio niente, ecco, e da grande poeta, diciamo, s'addentrò, dove si addentrò? S'addentrò nei corpi cavernosi, no, nei cerchi angelici e nella ripa discoscesa. Eh sì, Beatrice a quanto pare era uno come Marina Ripa di Meana, e quindi non potendola avere questo Dante, eh sì, proprio anziché buttarsi giù dal dirupo, scrisse la ripa discoscesa. Bah. Lui ammirava le cosce di questa Beatrice. Scosciamento. Sì. Poi c'era quello stava messo ancora peggio di questo Dante. Leopardi, con quella Silvia proprio. E da cui, anzi, dalla cui ripa discoscesa, guardò l'infinito. L'infinito, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte l'ultimo orizzonte il guardo esclude. Perché fu un escluso, fu un escluso. Ecco, ok. Il travaglio speculativo che ne seguì, oltre a forzare la sua cultura, lo guidò a un culto appassionato della verità e della giustizia, che si tradusse eticamente in una decisa coscienza politica. È quello che fanno molti di voi, l'ho scritto negli scorsi giorni. Allora, molti di voi, visto che ricevono molta delusione, no? Si affiliano a questo movimento 5 Stelle che pensano che, diciamo, ecco, dopo una vita da stalla, pensano che, insomma, ecco. Trascorso qualche mese a Bologna, sì, c'è infatti l'iscrizione, dov'è? Sulla Torre Asinelli, Cari Asinacci, o sulla Garisenda della Alighieri, nel 1287, dopo aver preso parte nel 1289 alla battaglia di Campaldino contro i ghibellini d'Arezzo, e poco dopo al vittorioso assalto al castello pisano di Caprona, miei caproni, dal 1900. Invece, dove è morto Garibaldi? A Ca? A Ca? Vi ricordate Totò, re di Roma? A Ca? A Capri! A Caprire, molto Caprire, dai! Dal 1925 Dante partecipò attivamente, comunque avendo sempre una vita molto passiva, alla vita politica fiorentina. Mangiando delle buone bistecche fiorentine, sì, solo quelle perché altri tipi di carne proprio, iscrivendosi alla Corporazione dei Medici e degli speciali. In seguito agli ordinamenti di Giano della Bella, ma sempre questa Bella c'è in mezzo. Iscriversi a una corporazione era l'unico mezzo consentito ai nobili non magnati, neanche magnacci perché Dante comunque aveva la sua etica, sì, poteva, diciamo, ecco, ho detto tutto. Nomagnati di prendere parte al governo del comune. Firenze era allora teatro, insieme vittima di feroci lotte tra due fazioni guelfe, i bianchi, cioè quelli che perseguivano una politica di autonomia e che erano capeggiate la famiglia dei ciechi, no, dei cerchi, e i neri, legati da amplessi, no, da interessi mercantili, appunto, al papato, e guidate la famiglia dei Donati. Torniamo, vedete che proprio tutto il troiaio torna. Per quanto Dante si sforzasse di restare al di sopra di Mischa Brooks, no, della mischia, delle manovre di Papa Bonifacio, boh, sì. Se uno scopa Mischa Brooks, la pornatrice, un culo pazzesco là lì, sì, io ho tutta la collezione dei suoi DVD, sì, io, ah, sì, Facio, buona, buona, Bonifacio, ottavo, sì, ma comunque porta una quarta, una terza. Io la spingerei così. Lo spinse a schierarsi con i bianchi. Nell'ottobre del 1301, infatti, il Papa inviava a Firenze Carlo di Valois, col falso scopo di pacere. In realtà per debellare definitivamente i bianchi. Adesso basta, andiamo avanti e concentriamoci sulla sua più grande opera letteraria, su quello che viene considerato il più grande capolavoro probabilmente di tutti i tempi. Allora, dov'è? Dove ho perso il filo? È già finito il pezzo qui. Pensavo fosse più lungo. Vera signora, lei pensava fosse più lungo? No, il mio è lungo 20 centimetri, non di più.
Se lei si è fatta le idee strane, non è colpa mia. Comunque, qui c'era un pezzo che chissà dove è andato a finire, non lo trovo. Comunque, argomento dell'opera: il viaggio compiuto da Dante nell'oltretomba. Allora, Dante, diciamo, nella lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, no, esplicita le finalità pratiche, oratorie, di insegnamento dottrinale e morale che stanno all'origine dell'opera, che spinsero l'autore a scrivere in italiano e a servirsi di un metro popolare come la terzina del sirventese per raggiungere il pubblico più vasto possibile. La rappresentazione fantastica del viaggio e della visione dell'oltretomba va intesa come autentica esperienza di liberazione dal peccato, ossia è costantemente sottomessa alla sua funzione etica, alla verità che il gioco delle allegorie lascia trasparire. Quanto alla cronologia del poema, a lungo dibattuta, la critica si è indirizzata con verosimile approssimazione a considerare l'Inferno, iniziato intorno al 1306-7, per essere diffuso prima del 1314, il Purgatorio compiuto prima del 1316, il Paradis non esiste, esiste piccolo monte, stesso tra 1316 e 1321. Allora, le Divine Commedie costa. Comunque, meglio forse il film Constantine. Sì, è tutto un viaggio. Cioè, Keanu Reeves, non è male. Costa di Beato, comunque, Costa Curt, che sta con quella che è. Sì, Martina, ti rende l'uccello tutto marino. Costa di 14.233 versi endecasillabi ed è suddivisa in 100 canti, raggruppati in tre cantiche. Ah, sì. Ci sono anche quelli che si raggruppano con tre cagne, sì, l'ho visti l'altra sera, sì, erano proprio delle cagnacce, sì, con delle cagne, sì, stavano lì, queste donnacce. 34 canti dell'inferno, che ne ha uno di più, l'inferno ne ha uno di più, ha due uccelli questo inferno, di proemio all'intero poema, proemio all'intero poema, e 33 gli anni di Cristo. No, non hai fatto tombola, dai. 47, morto che parla. Ciascuna delle altre due. Attraverso questi tre regni, Dante, accompagnato dall'ombra di Virgilio per i primi due, cui si aggiunge Stazio per la sua stazza, no, per la seconda parte del Purgatorio, e poi da Beatrice, che cederà a San Bernardo la funzione di guida alla fine del Paradiso, compirà il viaggio che lo porterà dalla conoscenza del male all'acquisizione del bene sommo, ma mai all'acquisizione comunque di questa Beatrice, che è la visione di Dio. Sì, solo quella. L'idea del viaggio oltremondano e le figurazioni fantastiche dell'aldilà non sono nuove alla letteratura classica e medievale. Dal libro di Daniele, del vecchio Daniele, sì, del Vecchio Testamento, all'Apocalisse di San Giovanni, dal sesto libro dell'Eneide virgiliana al Somnus Scipionis di Cicerone, ai racconti infernali delle Metamorfosi di Kafka, no, di Ovidio, dalla Navigatio Sancti Benedict, Sante Benedicte, torniamo al nome della rosa, Benedict, Benedict, chi è? Salvatore, che dice così. Sì, è Romperman. No, Sancti Brandani, c'era anche Branduardi. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò. Era meglio se comprava una topolina, comunque. Una topolona, forse meglio una coniglietta, sì. Alla Visio Tundale, al Purgatorio di San Patrizio, ai poemetti di Giacomino da Verona, vabbè, e di mamma mia, Bombesin della Riva. Ma la potente fantasia dantesca impedisce di conoscere tali precedenti, e specialmente i testi medievali, come vere e proprie fonti. Il gusto e l'intellettualismo medievale, tuttavia, sono presenti in molti aspetti espressivi del poema. Per esempio nel gioco dei parallelismi, delle simmetrie e delle allegorie che lo chiudono in una rigorosa struttura ritmata dai numeri simboli. Andiamo avanti. Ma che succede in queste? Ci sono. Allora, qua, vediamo qua. Qui c'è anche il diaframma, no, il diagramma. Diagramma di tutto, ecco qui. Allora, il paradiso terrestre. Allora, ci sono i lussuriosi, i golosi, avari e prodigiosi, no, prodighi, prodighi, gli accidiosi, gli iracondi, gli invidiosi e i superbi, da cui il film Seven con Kevin Spacey, Brad Pitt e Morgan Freeman. Andiamo avanti. Comunque, nell'inferno ci sono i seduttori, gli adulatori, i simoniaci, anche gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i mali consiglieri, i seminatori di discordie, i falsari. I falsari.
Siamo sicuri che sia buona questa Divina Commedia? Questo è il capolavoro della letteratura italiana. A me sono molto più bravo di questo Dante. Cioè, vi dico che così è così. Amici, fratelli della congrega, vi ricordate il grande Matt Dillon, non nella casa di Jack, bensì nel suo cameo di In e Out, il film di Frank Oz, autore tra l'altro anche di The Score con Robert De Niro, Edward Norton e Marlon Brando. Lui vince l'Oscar, no? Che okay. Il suo ex professore Kevin Kline sta con la sua donna ed è convinto che, insomma, il suo ex allievo, cioè Matt Dillon, che adesso è cresciuto e ha vinto l'Oscar, lo ringrazierà. Lo ringrazierà e invece gli fa una bella inculata. Sì, nel senso che lo ringrazia, però poi, ecco. Io mi immagino domani, no, domani no, fra 10 anni, probabilmente. Potrei anche se mi impegnassi, se il talento c'è, la voce c'è, una certa recitazione istrionica da Matt Dillon, una certa anche piacioneria c'è, potrei anche vincere l'Oscar. Matt Dillon non ha mai vinto l'Oscar comunque nella realtà. Potrei anche vincere l'Oscar. Sì, vado lì, salgo il palco del Kodak Theatre e faccio il mio discorso di ringraziamento, una perorazione, diciamo, oratoria, a favore dell'ovulazione femminile e dell'eiaculazione maschile. Allora, il mio discorso di ringraziamento sarà questo. Grazie, appunto, poi c'è la standing ovation, l'ovazione, che è una cosa diversa. Bravo, bravo! Vado lì, impugno l'uccello, no, l'Oscar. L'Oscar, le mie belle statuine, impugno l'Oscar. E ringrazio, come diritto, chi mi ha permesso, in realtà sono stato io, perché gli altri non sono stati protagonisti di nessuna pellicola, quindi anche questa storia, nei libri, quando io scrivo dei libri mi dicono, ma metti ringraziamenti, ma chi devo ringraziare? Al massimo il mio correttore di bozze, al massimo i miei genitori, perché se esisto, ecco. Ma io non ringrazio proprio nessuno, che sono queste leccate di culo qui, eh? Allora, questa è tutta farina del mio sacco, è chiaro? Ah, comunque, ci vuole per forza il discorso di ringraziamento, a meno che non siate come Joe Pesci quando vinse l'Oscar per quei bravi ragazzi. And the Oscar goes to, anzi, the winner is Joe Pesci for Goodfellas. Lui, tutto tracagnotto, va lì. Avete visto che parlantina che ha il mio cugino Vincenzo? Invece, proprio lì. Quindi c'è una differenza fra vita reale e vita recitata. Timidissimo Joe Pesci, quello che ha saputo dire è stato solo grazie. Thanks. Che discorso notevole, proprio da tramandare ai posteri. Comunque il mio discorso sarà questo, sostanzialmente. Allora ringrazio la mia donna, chissà, chissà chi sarà, qualcuna, si offre volontaria. Ringrazio la mia donna perché mi ha sempre sostenuto, soprattutto l'ha sostenuto nei momenti miei più duri, soprattutto per lei molto duri, ma anche teneri, soprattutto quando io non riuscivo a sostenerlo. Sì, sono un uomo spesso insostenibile. Comunque, grazie al vostro appoggio, sono arrivato dove sono arrivato, cioè sono caduto nella merda. E devo ringraziare in particolar modo per questo, diciamo, trionfo, ma oserei dire più che altro tonfo, un mio ex amico che parimenti a Kevin Kline di In e Out e Frocio. Sì, ha fatto tanto per incularmi che, diciamo, alla fine non c'è riuscito. Io ne so una più del diavolo. Eh sì, ne so una più del diavolo. E il diavolo, fra l'altro, non c'è il diavolo nella Divina Commedia. Com'è che non c'è il diavolo? Ma scusi, l'inferno è senza diavolo, ma dove sei visto?